Gino Orba Sport. Inizia bene il mese di novembre per i tifosi del Bari. La squadra biancorossa batte di misura il Pisa e respira aria di alta classifica. Vediamo innanzitutto i risultati di questa 12ª giornata. Avellino Sassuolo 0-0, Bari Pisa 1-0, ad Empoli Ancona batte Empoli 3-1, Mantova Grosseto 2-1, Modena Cittadella 3-3, Piacenza Parma 1-1, Salernitana Vicenza 0-0, Treviso Albino Leffe 1-1, Triestina Frosinone 2-2. Ricordiamo che Ascoli Rimini e Livorno Brescia sono i posticipi e si giocheranno lunedì sera alle 20:45. Risultati dunque possiamo dire favorevoli al Bari, che sale al terzo posto ad un punto dalla vetta, ad un punto proprio da Empoli Grosseto, che sono le due capolista quota 21. Il Bari poi segue a quota 20 in condominio con Vicenza e Sassuolo. Via via poi tutte le altre. Ricordiamo che Brescia, Livorno, Rimini e Ascoli devono recuperare una gara. E il Bari dunque ferma la corsa del Pisa, che durava da ben 6 turni. Molti dicono che i 3 punti si devono a Barreto, ma senza dubbio questa vittoria si deve anche all'incontenibile Petro Camatà. Sentiamo se è d'accordo con me Michele Salomone, collegato dalla nostra redazione di Bari. Buonasera Michele. Buonasera Claudio. Beh sì, è parso sinceramente alla fine decisivo Camatà, perché su quella fascia laterale dove c'era peraltro Birindelli e poi c'è andato anche Trevisan, Camatà imperversava e tutte le altre zone del campo erano molto ben presidiate dal Pisa. Ma direi che ovviamente tutta la squadra insieme a Camatà e a Barreto, che ha trasformato ancora una volta in modo impeccabile il calcio di rigore, va dato atto insomma di aver superato un ostacolo non certamente facile come il Pisa di Giampiero Ventura. Più delle mie parole parlano le immagini per farvi vedere quanto non sia stato facile per il Bari arrivare alla vittoria. Bari che all'ultimo momento ha rinunciato a Colombo, era già in formazione, invece è stato inserito all'ultimo momento Caputo, che molti comunque avrebbero voluto fosse stato prescelto anche addirittura contro il Cittadella. Dopo quella conclusione di Barreto e quest'altra che avete visto del Pisa, il Bari con Rivas, con questo colpo di testa verso il secondo palo messo molto male, si avvicina al gol, ma il Pisa verso la fase centrale della partita comincia a costruire Sornione alcune occasioni con il tandem Gasparetto-Greco, che vedete mettono un po' in difficoltà il portiere del Bari Gillet. Qui siamo a questa conclusione di Job terminata alta sulla traversa e qui siamo alla fine del primo tempo. Questo fallo di Birindelli su Camatà era da punire con l'ammonizione e per Birindelli sarebbe stata la seconda. L'arbitro invece non ha avuto il coraggio di ammonirlo per la seconda volta e quindi di espellerlo. Qui siamo all'inizio della ripresa, vedete c'è questo fallo di manico messo da Trevisan, protesterà Caputo ma invano, e Caputo protesterà anche successivamente per una trattenuta in area di rigore. Ma qui siamo al momento topico della partita, vedete Camatà toglie la palla a Trevisan, costretto al fallo, ineccepibile il calcio di rigore che Barreto trasforma alla sua maniera. Beh, manca a questo punto poco più di 25 minuti alla fine della partita e quindi ovviamente comincia anche qualche sofferenza, perché Trevisan cerca di riabilitarsi, di rifarsi dell'errore sul gol, però il Bari va vicinissimo, gol verrà dopo, peccato perché Devezze a pochi metri, forse anche arrivato non molto lucido dopo la lunga cavalcata, non finalizza. Dunque questi 3 punti servono a Bari per ottenere il terzo risultato utile consecutivo dopo il doppio KO di Avellino e quello in casa col Sassuolo, quindi una squadra che si è perfettamente ritrovata e che ora viaggia in attesa dei posticipi. C'è il Brescia che potrebbe in teoria portarsi a 22 punti in classifica e quindi far scendere il Bari al quarto posto, ma è comunque un ottimo risultato, anche perché non dimentichiamo che questa squadra ha ancora delle potenzialità inespresse, dei calciatori come Giodinga, come Sirigardi, che ancora, lo stesso Volpato, che ancora non hanno fatto vedere realmente il loro valore, potranno farlo chissà nella seconda parte, lo stesso Parisi nella seconda parte del campionato. E poi c'è il mercato di gennaio, cui ovviamente in una situazione del genere è chiaro che la società sarà quasi obbligata ad intervenire, quindi a migliorare l'assetto tecnico della squadra. Credo di aver detto tutto, grazie, ci sono le interviste. Grazie Michele Salomone. E sì, ci sono le interviste, sicuramente sarà soddisfatto il tecnico Antonio Conte, e Michele ha sentito anche il centrocampista Daniele Devezze, ascoltiamoli. Se l'aspettava così la partita, primo tempo il Pisa giocava più con palla, come dire, indietro e che avanti, sembrava quasi volesse giocare a calcetto più che a calcio, era stato previsto da lei questo? Partita di alto indice di difficoltà, secondo me abbiamo incontrato una squadra molto organizzata, ben organizzata,
forse la migliore che abbiamo visto qui a Bari. E il fatto di esserne venuti fuori è motivo di grande orgoglio e soddisfazione per questi ragazzi e soprattutto per gli splendidi tifosi che ci hanno incitato dal primo all'ultimo minuto. Alla fine è stato decisivo Kamata, perché lì il Bari ha sempre insistito sulla sinistra offensiva, perché lì forse c'era il punto debole, come dire, del Pisa. Noi abbiamo fatto la nostra partita. Kamata è un giocatore che è importante perché ci salta l'uomo, ci crea superiorità, crea la possibilità di cacciare il giocatore avversario. Ha fatto bene lui, ma ha fatto bene tutti. Un'ultima cosa, questa classifica che insomma un po' come in Serie A, no? C'è questa situazione di incertezza, non ci sono ancora squadre leader che si impongono sulle altre, anche nel campionato di Serie B. Siamo contenti, stiamo là, finché ci fanno stare là stiamo là. Terzo risultato utile consecutivo dopo quel doppio stop. Sì, doppio stop, anche se diciamo che la partita che abbiamo sbagliato è una, perché Avellino secondo me non abbiamo sbagliato niente, siamo stati soltanto sfortunati. E ci può stare, dobbiamo dare una risposta, l'abbiamo data e siamo contenti, adesso ci riposiamo che abbiamo un po' di tempo per farlo. E perché poi si riprende con un esame forse di maturità, possiamo definire così, quello di Parma. Ma qui tutte le settimane è un esame di maturità, perché con l'Avellino è un esame di maturità, col Sassuolo lo stesso, col Grosseto qua, cioè è un continuo. Diciamo che c'è una partita difficile come tutte, come quella di oggi, come le altre. Ne affrontiamo una per volta, la prepareremo con la solita attenzione e cercheremo di fare il risultato anche lì.